Buongiorno a tutti. Con questo inizio di Quaresima 2021 iniziamo anche una nuova rubrica della Basilica Cattedrale di Como, un libro al mese. Iniziamo oggi dalla Libreria Le Paoline, qui proprio in centro a Como, in Viale Battisti numero 10. La libreria aprì nel lontano 1941 in piena guerra. A darci una mano nella presentazione di questo libro di Paolo Squizzato, che abbiamo deciso di proporre per questa prima puntata, è Andrea Fusi, collaboratore della libreria. Vi aspetto dentro. Buongiorno a tutti. Come Libreria Paoline di Como vogliamo proporre per questa Quaresima il libro Dalla cenere alla vita di Paolo Squizzato. L'autore, sacerdote della diocesi di Pinerolo in Piemonte, ha pubblicato una decina di titoli di spiritualità per gli editori Effatà e Paoline. La prima cosa che colpisce di questo volume è la copertina, questi due colori, il viola e il giallo, messi insieme. Il viola o morello è il colore liturgico tradizionale della Quaresima e la contraddistingue come tempo di penitenza. Il giallo, colore della vita, della gioia, della resurrezione, fa da contrappunto. Perché questa scelta? Perché i due aspetti non possono essere scissi. Dalla cenere alla vita non è un itinerario di Quaresima, un cammino che accompagni tutti i 40 giorni. È invece un input, un punto di partenza. L'autore riprende alcuni concetti base e li sviluppa, li recupera, li rilegge, in modo tale che si possa affrontare la Quaresima con una prospettiva nuova più vicina al messaggio di Gesù. In una prima parte del libro sono proprio questi i temi: il peccato, la salvezza e il tempo di Quaresima come tempo non per un attivismo, un migliorismo lo chiama l'autore, un tempo per il fare, quanto un tempo per accogliere quello che il Signore vuole per noi. L'ultima parte del volume contiene invece quelle che l'autore chiama tre luci, tre brani del Vangelo: l'adultera, la peccatrice in casa di Simone e il padre misericordioso, che riprendono i concetti del libro e li illustrano alla luce della parola di Gesù. Dalla cenere alla vita è un libro a tratti provocatorio. L'autore ogni tanto fa qualche tirata contro quella che chiama una certa chiesa, una certa catechesi, un certo insegnamento. Però queste tirate non devono essere una spinta a buttare via quello che è tradizione, quanto a riprenderlo, a rileggerlo nella prospettiva di questi concetti che l'autore spiega e che vanno a affondare le radici direttamente nella parola di Gesù. Dalla cenere alla vita è dunque un punto di partenza per una buona Quaresima. Buona lettura!